Se volete fare la dieta si può fare tranquillamente anche andando al ristorante, basta andare a selezionare gli alimenti giusti. Thank you. Il problema di Dubai è che ti portano primo, secondo, terzo, tutto insieme. Non è come in Italia. One for me. Se desideri trasformare il tuo corpo, allora sei nel posto giusto. Io sono Gianmarco Bollaro, personal trainer, ed insieme alla mia compagna Irene e al team di nutrizionisti lavoriamo per cambiare la vita e la salute delle persone grazie ai nostri programmi. Su questo canale trovi consigli, guide per migliorare la qualità e l'intensità dei tuoi allenamenti, ma anche ricette veloci, buone, nutrienti e facili da preparare, che ti aiuteranno a tornare in forma e a stare bene durante la giornata, senza dover fare la fame e senza rinunciare alla tua vita sociale. Per cui iscriviti al canale, attiva la campanella per iniziare il tuo percorso di trasformazione. Se desideri invece avere un piano adatto veramente a te, che tenga conto del tuo passato, delle tue abitudini e dei tuoi obiettivi, allora clicca nel link in descrizione per scoprire tutti i dettagli. Torniamo al video. Per quanto riguarda il pranzo, se voi per lavoro siete abituati con i colleghi ad andare in trattoria o al ristorante, come spesso capita, non è che se iniziate a fare una dieta dovete smettere di avere questa abitudine, basta andare al ristorante o in trattoria e fare la scelta giusta degli alimenti. Per esempio, vi consiglio sempre di utilizzare una fonte proteica, quindi prendere un secondo, per esempio del pesce al forno, un filetto di manzo, una tagliata di manzo, un petto di pollo, comunque carne o pesce che siano magre. Magre significa con pochi grassi, quindi per esempio non la carne di maiale. Un'altra cosa che potete mangiare a pranzo, per esempio, potrebbe essere il salmone. Il salmone è un pesce grasso, però sono dei grassi buoni, quindi ci potrebbe stare come soluzione proteica. Oppure tutti i formaggi light, come per esempio, come vi ho detto anche per gli spuntini, i fiocchi di latte light. Ma queste cose in genere non si trovano al ristorante, quindi vi consiglio del pesce o della carne magra, che potete abbinare con un contorno delle verdure, verdure meglio grigliate o bollite o magari crude, come per esempio un'insalata. Volendo, se prendete un'insalata, potete prenderla con del tonno. Potete prendere un piatto che contiene carboidrati che sia pulito. Per pulito si intende che contenga pochi grassi. Quindi, per esempio, un piatto di pasta al pomodoro, classico. Oppure accompagnare il vostro secondo con del pane. Oppure prendere delle patate al forno, non fritte. O per esempio anche un risotto. Nella palestra dove ci alleniamo noi c'è anche una mensa dove si può scegliere. Dai, mensa, non la chiamare mensa, è un ristorante. È un ristorante. Qui abbiamo a disposizione macinato di tacchino, del pollo sfilacciato, sì. Riso in bianco. Riso un po' in tutte le maniere, speziato. Però penso sia farro. Se non mi sbaglio. Riso. No, riso e pomodoro, l'ho assaggiato io una volta. Ok. E pollo in vari modi, se no c'è manzo, patate, un po' di pesce, tutte le verdure, insomma c'è un po' di tutto per tutte le scelte, per tutte le necessità. L'importante è, quando andate al ristorante, selezionare gli alimenti giusti, mangiare degli alimenti che hanno pochi grassi, quindi magari evitate la carne di maiale, e evitate comunque alimenti fritti o comunque super unti. Esatto. E date la precedenza a carni bianche, esatto, o pesce. Ora, ovviamente non in tutte le palestre e non ovunque si trovano ristoranti come quelli che noi abbiamo in palestra, dove hanno cibi grammati, ok? Però comunque ci si può arrangiare tranquillamente anche andando in ristoranti normali, no? E facendo appunto la scelta giusta, come diceva adesso Gianmarco. Se non andate al ristorante o in trattoria e vi portate il cibo da casa, ci sono tantissime ricette facili e veloci che potete preparare la sera prima in modo rapido e portarvele poi il giorno dopo al lavoro. La cosa più classica, più rapida che mi viene in mente è il riso freddo. Perché il riso freddo e non la pasta fredda? Perché la pasta mangiata il giorno dopo magari non è così buona. Il riso, se lo fate la sera e lo mangiate l'indomani, comunque è buono. All'interno del riso, che è una fonte di carboidrati, mettete sempre una fonte di proteine. Io in genere personalmente tendo a mischiare tutto insieme nello stesso piatto per una questione di praticità. Mischi tutto insieme. Sì.
Mi faccio per esempio il classico riso e pollo, che magari io che sono un atleta non mi stufa mangiarlo spesso, però una persona normale che comunque non è l'atleta posso anche capire che mangiare ogni giorno riso e pollo può dopo un certo periodo stufare. Quindi ci sono tantissime ricette che potete fare a base di riso, riso col tonno, riso col pollo, riso con il salmone, quindi potete un po' variare come volete, potete mettere all'interno delle verdure, magari bollite delle zucchine le mettete all'interno o altri tipi di verdure e poi mettete il vostro olio a crudo, le vostre spezie, con le spezie potete variare tantissimo, potete mettere del pomodoro, del curry, dello zafferano, potete variare come volete, quindi se siete a dieta non per forza dovete mangiare in bianco, potete tranquillamente condire come volete, dovete solo fare attenzione all'olio, perché l'olio è la parte che contiene tante calorie e spesso si tende ad abusare con le quantità. Per quanto riguarda invece l'allenamento, una domanda che mi fate ogni giorno è: che cosa posso mangiare prima dell'allenamento? Quanto prima posso mangiare rispetto all'allenamento? Allora, se prima dell'allenamento voi avete già fatto da poco un pasto principale, come potrebbe essere la colazione o il pranzo, non avete bisogno di fare lo spuntino. Se voi vi allenate subito dopo la colazione, per esempio metà mattina o nel dopo pranzo, non avete bisogno di fare lo spuntino perché già avete preso i vostri nutrienti dal pasto precedente. Se invece andate ad allenarvi, per esempio, alle 7 del pomeriggio, quando uscite dal lavoro e l'ultimo pasto che avete fatto è stato il pranzo, quindi siete digiuni da più di 4 ore, vi consiglio un'ora prima di andare in palestra di fare un piccolo spuntino. Spuntino. One gin junkie, one Gates Bro, and one espresso. For me, 2 scoop protein vanilla. 2 scoop vanilla protein and strawberries and water. Abbiamo preso Lo shaker per noi, per i nostri amici. Quindi oggi spuntino in palestra e poi si va a fare il pranzetto. Il piccolo spuntino come deve essere? Deve contenere sempre una fonte di proteine e magari mettere anche una fonte di carboidrati. Come fonte di proteine, quelle che vi ho già elencato per lo spuntino di metà mattina, una di quelle vanno benissimo, o magari se volete qualcosa di veloce, uno shaker di proteine. E come fonte di carboidrati, dei carboidrati a basso indice glicemico, perché se voi mangiate dei carboidrati ad alto indice glicemico prima dell'allenamento, hanno un'assimilazione molto rapida e quindi poi c'è il rischio che voi vi ritrovate dopo 15 minuti dall'inizio del vostro allenamento che avete già bruciato tutti i vostri carboidrati. Quindi è sempre meglio utilizzare una fonte di carboidrati a basso indice glicemico nel pre-workout, che ha una digestione e un'assimilazione più lenta, così che questi carboidrati vi vadano in circolo piano piano durante tutto l'allenamento e voi non avete cali energetici. Quindi, quali sono i carboidrati a basso indice glicemico? Tutti quelli che contengono molte fibre. Le fibre dove si trovano? Negli alimenti integrali, per esempio pane integrale, pasta integrale, gallette di farro, gallette di grano saraceno, avena, fiocchi d'avena, farina d'avena, legumi. Mentre per quanto riguarda il post allenamento, se voi, come vi ho detto prima, siete andati ad allenarvi alle 7 di sera, finito l'allenamento, andate direttamente a cena. Quindi in quel caso lì non avete bisogno di fare lo spuntino post workout. Stessa cosa se voi vi allenate in tarda mattinata, finito l'allenamento, andate a pranzo, non avete bisogno di fare lo spuntino post workout. Ma se per esempio vi allenate alle 2 del pomeriggio e avete pranzato alle ore 1, è logico che finito l'allenamento, il passo successivo magari è la cena e passano veramente tante ore. Lo spuntino deve sempre contenere una fonte di proteine e in questo caso subito dopo l'allenamento, volendo, potete utilizzare una fonte di carboidrati ad alto indice glicemico. Questo perché? Perché durante l'allenamento voi andate a svuotare le vostre riserve di glicogeno muscolari. Che cosa sono le riserve di glicogeno muscolari? Sono i carboidrati che i vostri muscoli trattengono all'interno, come se fossero dei serbatoi. Durante l'allenamento queste riserve si svuotano, quindi il vostro corpo
ha bisogno per un maggior recupero di andare a ripristinare queste riserve velocemente. Quindi utilizzare una fonte di carboidrati ad alto indice glicemico, come per esempio un frutto, delle gallette di riso, dei cornflakes. Spesso si vede persone che dopo l'allenamento si mangiano la banana con lo shake di proteine, la banana con uno yogurt greco, le gallette con la fesa di tacchino, le gallette con la bresaola. Si può fare perché il carboidrato ad indice glicemico avrà un'assimilazione più rapida e in più si va ad abbinare una fonte di proteine. Nel pre e nel post workout una cosa che non vi consiglio è l'utilizzo di una fonte di grassi. Oppure se voi andate a pranzo e a cena nel pre e nel post workout, magari limitate l'utilizzo dei grassi come per esempio l'olio da cucina. Questo perché? Perché i grassi rallentano un pochino la vostra digestione. Quindi quel pasto lì lo andate ad assimilare più lentamente. Però in quel momento voi avete bisogno di assimilare il pasto velocemente. Quindi magari se andate a cena subito dopo l'allenamento con i pesi, non andate ad abbondare con l'olio, ma magari state un pochino più bassi. È arrivato il momento della cena e questa sera andiamo a cena fuori con gli amici. Però prima gli amici hanno deciso di andare a fare un aperitivo. In questo caso, se andate a fare l'aperitivo, logicamente non potete ubriacarvi, perché come ben sapete l'alcol non è l'ideale per quanto riguarda la perdita del grasso e rimettervi in forma. Ciò che vi consiglio io, se uscite una volta a settimana, se volete fare un bicchierino di vino o un bicchierino di spumante o un bicchierino di spritz, ci può stare. Oppure io, che non bevo alcolici, se vado a fare l'aperitivo con gli amici, mi prendo tranquillamente una Coca Zero o un bitter, mi prendo un analcolico. Così riesco a stare in compagnia, mi godo il momento, però riesco a rispettare anche il mio piano. E per bere ci siamo dimenticati, abbiamo preso la Pepsi Zero, perché qui la Coca Zero non c'è, che comunque non ha calorie e non ha zuccheri. Per quanto riguarda invece la cena al ristorante, i consigli più o meno sono gli stessi che vi ho dato per quanto riguarda il pranzo di lavoro al ristorante o in trattoria. Quindi con questo cosa vi voglio far capire? Che si può fare la dieta tranquillamente. Non è che avete l'obiettivo di partecipare al Mister Olimpia, il vostro obiettivo è togliere il grasso, far uscire la vostra tartaruga, oppure crescere un pochino a livello muscolare se siete già comunque asciutti. Quindi non è che dovete privarvi di uscire con i vostri amici, logicamente andate a selezionare gli alimenti giusti. Quindi il segreto qual è? Non privarvi di niente. Se voi volete uscire tranquillamente con gli amici, fatelo, basta che andate a scegliere gli alimenti giusti. Non è che dovete rimanere chiusi in casa se siete a dieta e uscire più tardi. Potete tranquillamente uscire e godervi la serata facendo la scelta giusta degli alimenti. Ipotizziamo che è finita la giornata, siete stati al lavoro tutto il giorno, è molto tardi, rientrate a casa e non avete voglia di cucinare. Adesso vi do una chicca e vi spiego un qualcosa di veloce che potete preparare per stare a dieta e che sia gustoso. E lo vediamo tra un attimo. Se vuoi tornare in forma e avere un corpo più tonico, agile e forte, se vuoi mangiare ciò che desideri senza fare diete da fame, e vedere già fin da subito risultati eccezionali grazie ai nostri allenamenti personalizzati, allora clicca nel link in descrizione, compila il questionario e scopri come possiamo aiutarti. La ricetta che potete fare come spuntino della mezzanotte, semplice, veloce, gustosa e che comunque contiene anche delle proteine, è yogurt greco. Io vi consiglio di comprare quello bianco zero grassi, che se mangiato da solo non è molto buono, quindi io personalmente ci metto del dolcificante. Non vi dico miele e non vi dico zucchero di canna, perché comunque contengono calorie pari allo zucchero e a livello di indice glicemico sia il miele che lo zucchero di canna sono pari allo zucchero. Vi dico dolcificante perché il dolcificante non ha calorie, non ha zuccheri e non vi dà picchi glicemici. E ad oggi ci sono tantissimi dolcificanti in commercio che non contengono aspartame e che non sono cancerogeni. Quindi yogurt greco, mettete un pochino di dolcificante o in polvere o quello in gocce e potete aggiungere all'interno magari della frutta secca oppure un frutto.
e questo è il vostro spuntino da fare prima di andare a dormire. Con questo video, ragazzi, è tutto. Se avete dubbi o domande, lasciate tutto scritto qui sotto. Io vi saluto e ci vediamo in un prossimo video.